Bella a tutti ragazzi, sono Ciccio Ressa e quest'oggi siamo tornati in un nuovissimo video. Questa volta però è un video un po' diverso dal solito. Quest'oggi cuciniamo una bella carbonara, però sono in compagnia di due ospiti speciali, il cameraman che non è ancora mai comparso nei miei video e inoltre un altro ospite. L'altro ospite bello imponente è Simba, occupante ufficiale della nostra casa ormai, grande sostenitore del canale. Facci un saluto. Grazie. Grazie. Allora, ingredienti: 320 grammi di pasta per me e per il cameraman. Ovviamente qua non si va a risparmio di niente. Andrò messo un po' di più, però fa niente, sti cazzi. Ok, perfetto. Adesso la pasta si mette qua. Poi tagliamo il nostro guancialino. Grasso, ma nemmeno troppo. Abbiamo le strisce rosse. Ovviamente la cotenna la toglieremo alla fine. Non c'è niente di problemi. Guanciale terminato, adesso si passerà alla grattugia del nostro pecorino romano. Sembra detto magni pecorino, sì. Oh, è caduto Simba. Bravo Simba. Dopo aver fatto il nostro bel pecorino romano, adesso utilizzeremo le uova per mescolare il tutto. Io utilizzo per due persone, una intera con albume e tuorlo e tre solo rossi. Questa è quella nostra intera. Tecnica di separazione molto all'avanguardia. Questo ovviamente non verrà buttato, verrà conservato, fatto, verrà utilizzato per qualche altro dolce. Ancora bisogna ideare, però questo. Abbiamo recuperato irrecuperabile, e anche se un po' è stato perso, però fa parte del mestiere, ecco. Adesso una bella mescolata per la nostra mezza crema, diciamo. Il pecorino non è manco troppo, doveva venire forse leggermente più solida, però non è male. Ora lasciamo far cantare il nostro guanciale e quando comincerà ad essere beige marroncino, allora vuol dire che sarà pronto. Saltiamo il nostro guanciale. Adesso facciamo asciugare il nostro guanciale dal grasso, così quando lo tireremo fuori sarà bello croccante. Vabbè, sembra bruciato dal video, però di fatto non lo è. Lo posso assicurare, anche il cameraman può confermare. Aggiungeremo la pasta all'acqua precedentemente salata. Vieni con me, cameraman. Precedentemente salata all'interno di questa padella. Ovviamente l'acqua non sarà molto salata visto che il nostro pecorino romano sarà già salato di suo. Ecco qua con la scolata più tattica possibile della pasta. Ovviamente bisogna essere veloci perché l'acqua di cottura ci servirà per pastorizzare sia l'uovo, un po' l'abbiamo già messa là dentro, quindi non preoccupiamoci, servirà un po' per pastorizzare l'uovo, un po' per creare quella famosa crema di cui che noi conosciamo, diciamo. Adesso la pasta la mettiamo direttamente in padella. Padella calda, non deve essere bollente la padella, sennò l'uovo qua diventa una frittata. Facciamola un attimo detemperare. Cazzo. No, non si butta via niente, mai. Dopo aver fatto detemperare la pasta e la padella, si inserisce la nostra carbocrema.
che bellezza, signori. Sulla superficie della pasta, e ovviamente poi si mescolerà. Questa vera ricetta della Real Carbonara. Porzione per il cameraman messa, adesso tocca alla porzione mia. Con più classe possibile. Stendiamola omogeneamente. Perfetto. Mettiamo anche un po' di carboressa. Quella che si può prendere, diciamo. Infine, guancialino di nostra produzione sempre. Infine, pecorino romano. Questa è la carboressa. Recensione onesta, Carbo Power, carboressa. Prendiamo tutto quello che è possibile. Signori, la miglior carbonara che abbia mai fatto, solo in cucina con Ciccio Ressa. Signori, dopo questa grandissima carbonara ci tenevo a salutare il nostro amico Necio che ci ha chiesto il saluto nello scorso video. Per essere salutato anche tu, scrivimi un commento qua sotto. E che, non te lo fai fare un saluto da Simba, eh? Ciccione, saluta un po' i nostri cari amici followers. Ciao, ad un prossimo video da Ciccio Ressa.